Uno degli argomenti che mi ha lasciato a bocca aperta era quello contro lo scientismo. Questo è un argomento che non dimostra l'esistenza di Dio, ma soltanto perché l'atteggiamento scientista è sbagliato. Allora, lo scientismo consiste in questo: non dice che la scienza spiega tutto, ma dice che tutto ciò che si può spiegare lo spiega la scienza. Diciamo che poi il naturalismo si basa anche sullo scientismo, ecco, diciamo, parlando proprio dello scientismo in senso stretto, questa è una posizione filosofica, non scientifica, e quindi qui si capisce la contraddizione interna. Se la scienza deve spiegare una cosa affinché sia vera, lo scientismo, che è la posizione filosofica, non può essere vero, è autocontraddittorio. Ok, la scienza non può spiegare lo scientismo, altrimenti sarebbe autoreferenziale, è come se io aprissi la Bibbia e dicessi: qui c'è scritto che la Bibbia è ispirata da Dio, quindi la Bibbia è ispirata da Dio. No, ci sarebbe una circolarità. Effettivamente la scienza, per funzionare, per essere vera, ha bisogno di basi non scientifiche, appunto per non essere circolare. Per esempio, l'ontologia materialista, la filosofia della scienza che si occupa del metodo scientifico, del falsificazionismo, la linea di demarcazione, che ne so, la bioetica, per esempio, non sono scienza. Sono presupposti della scienza, sono filosofia, grosso modo. Anche la logica stessa non è scienza. E quindi lo scientismo è una cavolata. Qui prendo proprio una posizione netta. Qui Craig c'ha ragione, secondo me. Secondo la mia ignorantissima opinione, c'ha ragione. Lo scientismo si autocontraddice. La scienza non è scientismo. Il fatto che la scienza funzioni non dimostra che lo scientismo è vero. Invece, parlando proprio dell'esistenza di Dio, ci sono argomenti che preferisce meno rispetto al Kalam, no? Per chi non lo sapesse, lui fece proprio la tesi di laurea sul Kalam. Ok? Questi argomenti non si basano su ciò che sappiamo, non sappiamo scientificamente, e quindi sono interessantissimi perché non sono falsificabili, neanche verificabili scientificamente, no? Sono basati interamente sulla logica, e non solo sulla logica in realtà. Questi argomenti si sono l'argomento morale, l'argomento ontologico, quello per contingenza e quello matematico. Ognuno di essi meriterebbe ore e ore di video per spiegarvi. Però vi dico grosso modo, perché secondo me 3 su 4 di essi varrebbe la pena studiarli per capirli. L'argomento morale è uno dei suoi preferiti. Ok, Calame è il suo preferito in assoluto, perché ci ha fatto la tesi di dottorato, ve l'ho detto. Poi morale, lui è uno dei suoi preferiti perché dice che molta gente si convince che funziona, pensa che sia più efficace di altri, e poi pensano che le premesse siano certe, 100% sono deduttive, non induttive, quindi la conclusione di questo argomento sarebbe certa al 100%. Il problema qual è? È che si basa sul fatto che secondo lui esistono dei valori morali oggettivi. Per quale motivo? Solo perché noi siamo convinti che i nostri valori morali, qualunque essi siano, sono oggettivi, cioè la gente non è disposta ad accettare oggi che la pedofilia, il razzismo, lo stupro, il cannibalismo e la pedofilia, il furto siano giusti. E poi in realtà, se la gente ruba, evidentemente qualcuno pensa che il furto sia giusto. Parte questo, il fatto che noi siamo convinti che i nostri valori morali siano giusti. Il fatto che magari gli atei si contraddicono al riguardo, no? Tipo Nietzsche diceva che la morale non esiste e cose del genere, e il fatto che altri atei magari sì, la pensano così, però poi si contraddicono dicendo: ma le religioni sono omofobiche, per dire, no? Razziste e via di seguito. Il fatto che noi siamo convinti che i nostri valori morali siano giusti, oggettivi, e tutti dovremmo essere d'accordo, non vuol dire mica assolutamente, non vuol dire mica che noi siamo che questi valori morali effettivamente esistano per davvero. Ok,
E poi lui sul perché pensa che questo dimostri l'esistenza di Dio, è perché senza uno standard oggettivo assoluto non ci possono essere. Quindi, in questo modo, fa leva sulla nostra coerenza. Che noi, per coerenza, se pensiamo che una morale oggettiva esista, dobbiamo per forza pensare che sia Dio ad avercela imposta. Anche se i nostri valori morali non sono quelli della Bibbia, ecco, se noi crediamo che siano oggettivi, insomma, è un casino, ecco. Per questo io proprio non lo condivido. Dal mio punto di vista personale, beh, poi vabbè, lo potrei spiegare in un altro video. Poi, l'argomento ontologico penso sia il più controverso di tutta la storia della filosofia. Ok, a tal proposito vi lascio video cioè, al riguardo, ma basta anche cercare su Google, io no? Non solo Craig, ma anche altri autori che se ne sono occupati. Diciamo che argomenti come questo, perché sono interessanti, perché è interessante, perché questo qua dimostrerebbe se funzionasse l'esistenza di Dio senza toccare la scienza, varrebbe a prescindere dal modello scientifico, non è un tappabuchi. Non abbiamo bisogno di pensare che il Big Bang sia nato dal nulla per forza o che l'evoluzione sia difettosa affinché per forza Dio deve essere stato a guidarla. Assolutamente no. Argomenti come questo sono interessanti proprio perché sono veri a prescindere da ciò che la scienza dice. Quindi io non sono in grado di spiegarvi l'argomento ontologico, vi consiglio di approfondirlo voi. Proprio per contingenza, invece, per me è più facile da capire, che questo si basa sulla logica modale, si occupa del problema perché c'è qualcosa piuttosto che nulla, perché l'universo esiste, perché le leggi scientifiche esistono, perché sono queste piuttosto che altre, ecco, questo è proprio il tipico caso, no? Del fatto che nel cercare di spiegare non il come, ma il perché, cioè la scienza spiega il come l'universo funziona, questo è l'argomento di Leibniz, e invece ci spiega il perché. E sul perché l'universo esiste, non lo puoi spiegare con l'universo stesso perché altrimenti ci sarebbe la circolarità, quindi la spiegazione deve essere esterna all'universo. Poi c'è tutta la questione che io appunto vi lascio, lascio a voi approfondire se vi interessa, sul perché l'universo è contingente piuttosto che necessario. Cioè necessarie sono le cose come la logica e la matematica. Ecco, tutto il resto è contingente, grosso modo. L'universo poteva avere leggi scientifiche diverse da queste qui. E niente, vi lascio a voi, ripeto di andare ad approfondire. Questa è una domanda diversa da quella della scienza. No, la scienza si occupa di una cosa, invece questa riflessione teologica guarda altro. Ed è vale, questa è la cosa interessante per me, vale a prescindere da ciò che la scienza dice. La scienza può trovare tutta la spiegazione sul come nasce l'universo, perché nasce, anche perché Leibniz, questa argomentazione l'ha tirata fuori in un periodo dove la scienza, tra virgolette, la scienza dell'epoca, diceva che l'universo era eterno. Quindi non è questione che deve forza esserci stata l'origine o il fine tuning, l'evoluzione, no, quello che vuoi. L'universo c'era, esisteva. Questo è per me interessante. Poi diviene analoghi anche quello matematico. Di recente Craig ne ha parlato più di una volta, e questo si parla dell'applicabilità della matematica alla scienza, ok? Quello che Galileo diceva, no? L'universo scritto in un linguaggio matematico da Dio, grosso modo. Questo quindi vale a prescindere da quale teoria scientifica, non è che spiega la scienza, cioè non è che spiega ciò che la scienza non riesce ancora a dire. Si tratta proprio di spiegare la scienza stessa, perché la scienza si basa su leggi scientifiche, no? Piuttosto che il caos, se no la scienza non sarebbe possibile, su perché la matematica può essere usata per spiegare leggi scientifiche. Questa è la cosa interessante, quindi a prescindere da ciò che la scienza dice, questo argomento sembra essere, dovrebbe essere valido a prescindere. Quindi non è un tappabuchi neanche questo, perché la scienza non può, non dovrebbe poter spiegare questa cosa, altrimenti c'è una circolarità, perché tu cosa fai? Lo spieghi con un'altra scienza, ma la scienza funziona con la matematica. Per esempio, no? Chi prova a spiegarla con il cervello, per esempio il nostro cervello ha creato la matematica e ci fa sembrare che la scienza funzioni sulla matematica, il problema è che il cervello studi con la neurobiologia, che a sua volta è scienza, che a sua volta funziona con la matematica.
proposito, per esempio, il fisico Michio Kaku ha fatto delle riflessioni simili al riguardo. Lui non dice che Dio esiste sicuramente, lui però, per esempio, imparando la teoria delle stringhe, di come la matematica possa spiegare la teoria delle stringhe, lui non è sbagliato a dire di questo, no, di come effettivamente un universo che in teoria sarebbe nato dal caso per caso, però viene spiegato dalla matematica. Ok? Quindi, a tal proposito, quindi va bene anche questa spiegazione con la più aggiornata teoria delle stringhe, per esempio. Non so se manco se è vera la teoria delle stringhe, è un'ipotesi, cioè sì, è una teoria scientifica che però non abbiamo ancora certezza. Quindi, per questa ragione, no, non c'è bisogno di credere in un Big Bang difettoso che richiede a tutti i costi l'intervento divino o di un'evoluzione anch'essa difettosa per poi dire no, è stato Dio a guidarla. Ok, ripeto questa cosa. Quindi, queste argomentazioni qua, se funzionassero, non richiederebbero una modifica di ciò che la scienza dice o di arrampicarsi sugli specchi a tutti i costi per cercare una spiegazione scientifica. Per cercare una spiegazione scientifica che non funzioni perfettamente bene da sola, che quindi abbia bisogno di un Dio che tappi quel buco lì. Comunque, sull'argomento matematico c'è comunque un dibattito al riguardo. Per esempio, ci sono varie teorie in filosofia della matematica, realismo, antirealismo, costruttivismo, no? Anche se secondo Craig, anche un antirealista in matematica può benissimo essere un teista. Ok? Quindi praticamente io ho mostrato quali sono secondo me i video di Craig interessanti. Video, scusate, sì, sono parte video, in generale, le sue idee, quali sono quelle interessanti e quali non lo sono e quali lo sono più che altre. Cioè, secondo me sono più interessanti gli argomenti di Craig che non si basano sulla scienza, non sono falsificabili come la scienza, non sono tappabuchi rispetto a ciò che la scienza dice. Rispondo effettivamente alle domande che la scienza non si pone, o quelle cose che permettono alla scienza di essere spiegate, o quelle domande di natura, diciamo, esistenziale. Ok? Questo è interessante, secondo me. Non tanto cercare un difetto nell'attuale spiegazione scientifica per poter dire è stato Dio. Quindi ciò che credi manca, grosso modo, è l'atteggiamento galileiano. Eppure qualcosina di galileiano, soprattutto riguardo alla matematica, lo sta capendo. Quindi, per questa terza parte di questo video finisce qui. Approfondirei gli argomenti trattati se questi tre video arrivassero tutti e tre a molte visualizzazioni, più di quelle a cui sono abituato di solito, a molti like, rispetto ai dislike, altrimenti non farò altri video riguardo, perché ho capito che non vi sono piaciuti. Veramente è tutto, alla prossima.